Mister, siamo qui a commentare un pareggio amaro e con tante polemiche, probabilmente un po' condizionato anche alcune scelte arbitrali, probabilmente più che per errori, per un metro di giudizio forse differente, perché il regolamento, se si deve applicare, si deve applicare sempre, e se espelli il giocatore per fallo di reazione probabilmente avrebbe dovuto espellere anche il portiere per il tocco fuori area con la mano al primo minuto. Cioè, fare in modo che sia che il regolamento sia applicato o sempre, o giustificare due, con il cartellino giallo in entrambi i casi. Guarda, l'arbitro ha indovinato una sola cosa: l'espulsione del nostro giocatore oggi. Per il resto è stato a senso unico contro di noi, ha fatto tutto contro di noi. Dopo 30 secondi il portiere fuori dall'area prende la palla con le mani nette, tant'è che ci dà la palla, ci dà la pulsione, andiamo in vantaggio. Io mi auguro che le immagini, il signor Long, il signor Mandradoni, il signor Mirarchi li vedano e si rendono conto quello che sta subendo il Bocare. È un fallo là, fuori dall'area, lui dice, perché il nostro giocatore ha tirato in porta, dice che lì non c'era l'espulsione, c'era l'ammonizione. Il regolamento l'ha inventato oggi il signor Zancaro, che è il recidivo per quello che ci aveva combinato a Isola Capo Rizzuto. Veniamo a giocare qui a Coso e nel secondo tempo, ti ripeto, un sacco di punizioni. Poi tra l'altro il miglior uomo in campo loro è stato il portiere, ha fatto tre miracoli il primo tempo, poi abbiamo preso il solito gol, è l'unica volta che loro hanno passato il centrocampo nel primo tempo. Noi abbiamo questo difetto che non ribattiamo in rete, non chiudiamo le partite. Troppa gente oggi si è fatta condizionare dall'espulsione di Polimeni, alla fine siamo stati anche fortunati. Però se lui lì ci dà la pulsione perché è fallo da fuori aria, lui mi dice che il fallo di mano fuori dall'area del portiere non è punibile con l'espulsione, è punibile con l'ammonizione, allora vuol dire che noi fino ad oggi abbiamo solo giocato e guardato a fare altro, non abbiamo mai guardato le cose che dovevamo guardare. Ogni arbitro, qui il problema è che il signor Long, il signor Mandradoni, il signor Mirarchi devono capire che ogni arbitro sta applicando un proprio regolamento. E quindi non è così, avete visto tutto chiamato due falli uguali, invertivi falli, non abbiamo battuto solo un fallo in tutta la partita, per cui il secondo tempo nostro non mi è piaciuto, è stato brutto, abulico, ci siamo allungati e attaccavamo con poche persone, ci trovavamo in mezzo sulle seconde palle, quindi per il primo tempo se lui butta fuori il portiere cambia la dinamica della partita. Il secondo tempo c'è stata l'opportunità anche per la Paolana per poter segnare, è stato straordinario Caputo con quel doppio intervento, ecco lì forse la difesa si era un po' lasciata andare, forse anche la voglia di andare a cercare quel gol della vittoria in alcuni casi vi ha fatto un po' sbilanciare, con l'uomo in meno può essere molto pericoloso. Sì, hai ragione tu, quello che stai dicendo hai ragione, ci siamo allungati, ci siamo allargati e loro hanno sfruttato molto bene l'uomo in più, noi facevamo massa in mezzo, non riusciamo ad essere più travolgenti come il primo tempo sulle fasce laterali. Non riusciamo ad avvolgerli, praticamente giocavamo per le linee centrali con rinvii lunghi dove la loro difesa andava a nozze perché avevano quel tipo di difesa molto forte fisicamente. Noi non abbiamo giocato palla a terra e quindi il problema è andato, la partita l'avete vista e quindi è così. Siamo con il team manager Valerio Sgro, una partita che ha visto tante proteste dal primo all'ultimo minuto, in particolare del Bocale che è stato forse danneggiato dalle scelte dell'arbitro che probabilmente ha applicato anche un metro di giudizio differente, il regolamento applicato a metà sull'episodio del tocco con la mano del portiere fuori area, applicato poi in pieno sul fallo di reazione di Polimeni, probabilmente questo ha anche un po' innervosito gli animi e la squadra ne ha potuto risentire. Sì, diciamo che l'arbitro ha fatto la sua parte, noi abbiamo fatto la nostra parte, perché in vantaggio di un gol dovevamo stare un pochettino più calmi. Zancara non è nuovo a questo, questa è la seconda volta che ci combina dei guai. Io voglio credere sempre alla buona fede degli arbitri e continuo ancora a credere, anche perché non ci sarebbe nessun motivo, però ci ha creato non pochi problemi, perché l'espulsione dopo il primo minuto, neanche, erano 30-40 secondi, erano tu togli il giocatore fuori, lo mandi via, giocano in 10 per tutti i 90 minuti, vedi già un'altra partita. Ma nel calcio voi mi insegnate, tutti quanti mi insegnano, che col senno di poi ma e se non esistono. Comunque noi abbiamo giocato la nostra onesta partita, solo che siamo stati un po' polli, lo dico sinceramente, perché potevamo giocare un pochettino più calmi e abbiamo visto un pochettino di nervosismo in più che non ci doveva essere, tutto qua insomma.
e un pareggio contro una diretta concorrente, c'è la possibilità di sorpassarli in classifica. Adesso ovviamente si rallenta il percorso, ora ci sarà un altro scontro diretto a Cotronei, bisognerà cercare di ottenerla finalmente questa famosa vittoria fuori casa, sfuggita a Soriano una settimana fa, anche per una reazione, per dimostrare una reazione. Sì, martedì tutti quanti qui ne parliamo con la società e i giocatori, dobbiamo darci una regolata perché così non possiamo andare in nessun posto. Cioè, noi possiamo fare tutti i sacrifici del mondo, tutti quanti fanno i sacrifici, però in campo dobbiamo giocarci le partite e ce li dobbiamo giocare in maniera corretta, perché noi abbiamo i numeri per poter giocare bene, abbiamo i giocatori, abbiamo il gioco, abbiamo un mister che è navigato in queste categorie, e quindi credo che dovremmo, anche perché oggi abbiamo perso un punto, abbiamo perso due punti li abbiamo persi anche a Soriano. E oltretutto, guarda il caso, oggi ho saputo che il Cotronei ha perso ad Acri, quindi con una vittoria di oggi eravamo messi non bene, benissimo. Vuol dire che dobbiamo andare a Cotronei domenica a fare una grande partita, una grossa partita, e speriamo di farcela. Da un punto di vista disciplinare, questa è di fatto la prima espulsione sul campo della stagione per il Bocale, fatta eccezione per quella di Caputo, di Isola Caporizzuto, giunta però a fine partita dopo il triplice fischio. Questa è forse appunto una dimostrazione del fatto che la squadra finora non è che proprio si sia comportata malissimo dal punto di vista disciplinare, questa è stata un'ingenuità. Assolutissimamente, questa è proprio una pura ingenuità. Anche perché, e guarda caso, c'è sempre di mezzo per tutte e due l'espulsione Zangara. Guarda tu. Quindi ripeto, io voglio pensarla in maniera positiva, non voglio pensarla in maniera negativa, anche perché da qui al fine campionato ci sono parecchie partite, abbiamo tempo di recuperare questi piccoli inciampi, diciamo, anche se in casa fino adesso questo è il secondo risultato di pareggio, se non sbaglio, il terzo, e quindi abbiamo vinto quasi tutte le partite, non abbiamo mai perso, però vuol dire che dovremmo andare a prenderci fuori casa i punti che abbiamo perso in casa.